Dobbiamo preoccuparci per questi continui vertici, prevertici, consultazioni ai singoli partiti? Nessuna preoccupazione, nessuna. I continui distinguo sulla manovra a lei la preoccupano, però rispetto alla tenuta? No, no, non mi preoccupa. Il passaggio parlamentare è tranquillo, sereno. Ieri a Palazzo Chigi, nello studio di Conte, sono entrate tutte le delegazioni degli alleati di governo, a turno. I nodi da sciogliere, formalmente, sono nei dettagli della manovra, approvata, come noto, salvo intese e che quindi ben si presta a una trattativa continua. Come la manovra è uscita, votata da tutti, dal Consiglio dei Ministri, sarà votata da tutti, comunque vada in Parlamento. Beh, noi faremo in modo che venga migliorata. Il Parlamento non è un passacarte. I distinguo mi piacciono un po' poco dopo. Cioè, dovrebbero essere fatti prima i distinguo. Certo, perché poi appunto quello che esce dal Consiglio dei Ministri è votato da tutti i ministri e quindi da tutte le forze di maggioranza. Anche da Teresa Bellanova, da per tutti, essere beh, certo, da tutti, non è da che... Luigi Di Maio. Da tutti. Con Renzi, su quota 100, su pensioni e bonus famiglie, si dibatterà ancora nei prossimi giorni in Parlamento. Per una volta, però, non è stato lui a rendere complicata la giornata. Il primo a entrare è stato infatti Luigi Di Maio, che ad agosto parlava di Conte come della perla rara donata dal movimento alla politica italiana e che oggi sembra però quello più in sofferenza proprio per il ruolo del Presidente del Consiglio. Troppo stretto il rapporto con Grillo, troppo consenso nella base del movimento e nei gruppi parlamentari. Bisogna fare in modo che in questo governo ci sia meno nervosismo, meno prese di posizione dure e mettere al centro le persone e non le proprie opinioni. Il Consiglio dei Ministri, fatto sta, ancora una volta finisce che ormai notte fonda e l'unico che ha voglia di uscire a dichiarare è il ministro Bonafede. No, ma non è un discorso di battaglia. Io so che per lei è importante dire la battaglia di Giuseppe Conte, la battaglia. Ogni forza politica e ogni membro del governo porta una sua sensibilità e una sua battaglia.